Associazione Arte e Antichità da Stato Prossimo, che ha come sede Spazio Arte 57. Questa sera ho il piacere di presentare un libro, una delle prime volte, che ho inserito nel mio progetto artistico. L'importante per me in questa occasione è sperimentare se la parola e l'immagine si possono incontrare. Sarò brevissima perché vorrei che parlassero gli autori. Vi presento Alessandro Chidichimo, che arriva direttamente da Ginevra, mi ha telefonato l'altra sera quando era atterrato, contentissimo, mi pare di aver capito di essere qui stasera, che mi è stato presentato a sua volta da Ippolita Musso, alla quale ho chiesto: trova un libro per una mostra sulla Risorro. Poi avremo le letture di Giovanna Viviella e Alessandro sarà intervistato da Armando Ronzonieri e Ippolita Musso. La mia presentazione termina qui, vi invito poi a restare per la mostra sulla Risorro. Sono tutti dipinti di artisti contemporanei e qualche moderno, poi sarà indicato lungo il percorso. Vous êtes penché sur votre présentation, le groupe est au sixième étage, et vous avez la vue sur les toits, et ouverte sur le siège du bois de novembre. Poi ecco che tu alzi la testa un momento e c'è una mongolfiera nel cielo che sta salendo verso la coltre di nubi che pesa sulla città e che annullerà la luce, determinando quella che è anche conosciuta come la depressione novembrina di questa città. La mongolfiera sale e tu dici alla tua collega: «Tiens, regarde dans un moment il va disparaître entre les nuits. Mais non, peut-être qu'elle est en train de descendre. Non, elle ne descend pas. Regarde, elle est en train de monter et de monter. Et voilà, regarde, elle commence à être engloutie par le gris. A volte ti senti come questa mongolfiera che scompare tra le nubi. Tu d'un coup ti senti disparaître et tu ne sais pas dans ce moment quand et si tu reviendras. Ma poi tu pensi, sì, forse è proprio questa la sensazione che ci prende, questo scomparire temporaneo per essere andati troppo in alto. E poi questo revenir en arrière, revenir ici sur terre avec les autres. E magari conservare il ricordo, no, dirlo meglio, la sensazione di questa ascesa. E perché non potresti vivere per provare di nuovo questa sensazione? Perché non sarà questo la libertà di poter salire sopra le nubi in una giornata come questa, anche solo per un momento, e prenderne tutto il succo che può dare, e poi ritornare a terra, sapere che non si può che ritornare a terra, e che ti serve che almeno quel momento, solo quel momento, abbia fatto senso. Il resto è la vita e gli esseri umani. Che cosa vuoi di più da loro? Fanno quello che possono, con quello che hanno. Ci trovano. Ti ci metti a lavorare sull'indulgenza di questa vita? Savo parapende continui a se battere. Smetti di combattere, accettare. Cerchi di essere indulgente e ti fanno tenerezza. Loro, gli altri, con le loro strategie. Quali da tu? Se la vedi. Come tanti bambini gelosi, arroganti, egoisti, che vogliono tutti i dolci e si rincorrono nel parco strappandosi la palla. A un certo punto la mamma li chiamerà dal balcone di ritornare a casa che tanti e si addormenteranno senza passato e senza colpa. Da che canto del fuoco tu vi racconti una storia. C'est qu'il y a arrivé et c'est qu'on fait des gens qui vous connaissaient. Quelqu'un a leur vie. Ah, les êtres humains. Grazie. Un applauso a Giovanna. Mi auguro che riesco un po' di venire a vedere. Al microfono, scusami. Lo prendo subito. Allora, dicevo prima, applausi a Giovanna e mi auguro
proprio per dargli il senso dell'unicità della serata, azzurro la serata, sull'azzurro, sul celeste, abbiamo portato ognuno di noi un tocco di celeste, e poi sulla libertà. Questa libertà che cos'è? È la libertà di poter salire in alto, di poter un po' sollevarci da quella che è l'esistenza che noi dobbiamo fare ogni giorno. Ma una volta c'era un mio caro amico regista che diceva: non importa quello che tu vuoi, ma quello che non importa quello che vuoi o non vuoi, ma quello che tu vuoi. E la libertà è quel momento in cui noi possiamo scrivere, possiamo parlare, possiamo incontrarci ancora. E quindi su questo bellissimo, poi bellissimo pezzo che ha letto Giovanna sulla libertà, io vi voglio raccontare un po' la vicenda per cui siamo qui riuniti e come ho incontrato Alessandro. Alessandro è ricercatore all'Università di Ginevra sui manoscritti, su tante cose, ma soprattutto sui manoscritti di Desassure. Poi, rimanendo lì, facendo ricerche, eccetera, eccetera, ha trovato il modo e il tempo per scrivere questo bellissimo libro che si intitola Tu, Tua. Perché Tua? Perché è scritto sia in italiano, l'avete sentito prima, sia in francese, sia anche in calabrese. E quindi è un insieme di lingue che vi affascinerà proprio seguire il flusso di coscienza, il flusso di pensieri che Alessandro mette nel libro raccontando la vita di un giovane, di un uomo che nel corso della sua vita affronta nel corso di quel periodo, quel momento ben definito, affronta i suoi problemi lavorativi, di esistenza amorosa, di relazione amicale, di anche problemi esistenziali con se stesso, è una vera goduria. Ma di tutto questo adesso io do subito la parola ad Armando, sono molto presa da sentire ad Armando e vi lascerò con Armando che sentiremo. Allora, buonasera a tutti e grazie per aver deciso di passare un po' di tempo con noi. Allora, io e Alessandro abbiamo studiato insieme all'università e siamo rimasti legati poi, no? Durante il periodo del dottorato lui è andato a studiare dove doveva studiare le cose che stava studiando. E io ricordo i primi momenti in cui lui mi parlava di questo libro, no? Saranno stati almeno l'inizio 4-5 anni fa, no? 5 anni fa. Allora, questo io diciamo cercherò di enucleare alcune parole chiave e poi magari facciamo anche le domande, però secondo me questo è un bel libro in primo luogo perché ti fa compagnia, perché secondo me è un libro che ricostruisce molto bene il modo in cui funziona il nostro cervello quando siamo da soli, no? Molto spesso, soprattutto nelle prime pagine, il libro è come se fosse una dispersione di immagini, impegni, azioni, pensieri, e tutti noi, se abbiamo fatto questa esperienza di vivere in un posto per molto tempo, in un posto straniero, dove diciamo subiamo questa distanza e la barriera linguistica, abbiamo vissuto questo momento in cui sentiamo il bisogno di parlare con noi stessi, dirci le cose che c'erano da fare, perché l'unica voce che era comprensibile per noi in quel momento era la nostra, no? A me è capitato, stando in Germania, di non capire neanche la voce meccanica quando dovevi scendere dalla metro, no? E tu dici: sarò arrivato, non sarò arrivato, non lo so. E nel frattempo pensi: adesso vado lì e devo parlare con questa persona, gli devo dire questo, poi devo fare quest'altro, oppure andare al supermercato per fare la spesa, no? A me è capitata questa cosa di dover fermare le persone al supermercato per chiedere come si diceva lievito, perché volevo fare la pizza, ma io non sapevo dove fosse il lievito in un supermercato tedesco e non sapevo come si diceva e avevo proprio delle difficoltà. E quindi questo è un libro in cui viene descritto molto bene quello che noi facciamo per farci compagnia, e secondo me è anche questa una linea per leggere il fatto che sia scritto in seconda persona e che si chiami tu. Il protagonista è
appunto un libro scritto in seconda persona, il libro si chiama Tu, e questo è un po' come dire, non è tanto un flusso di coscienza, ma è il modo in cui, ne parlavamo in macchina, Alessandro in questi anni si è fatto compagnia e ha tenuto insieme tutti gli aspetti della sua vita che riguardavano la vita quotidiana, la ricerca, il lavoro, in alcuni momenti la ricerca di un lavoro, eccetera. E quindi è un libro molto bello perché secondo me ti ci rispecchi in tutti quei momenti in cui noi abbiamo vissuto una situazione di solitudine, e la solitudine crea molta dispersione, no? Perché poi il cervello va dappertutto e lavora molto a briglia sciolta, no? Però non è un libro che descrive questa solitudine in una maniera desolante, è un libro molto vitale, molto, anche io vorrei dire, anche ottimista, perché dentro ci sono gli sforzi, i pensieri, i tentativi, la vita quotidiana, ma non in una maniera cupa, non cupa del rapporto solitario con te stesso e basta. E poi l'altro motivo è perché è un libro, poi non è che sono uno che a casa c'ha la biblioteca di Babele, però è un libro originale, nel senso il fatto che Alessandro sia riuscito a padroneggiare all'interno della stessa storia due lingue e non rendere questa cosa pesante, perché io per esempio il francese non lo conosco. Ci sono anche alcune parti in inglese, no? Ci sono delle intere parti in inglese, quindi è veramente plurilinguismo. E io ad Alessandro spesso lo dicevo, no? È un discorso che facciamo spesse volte, quando lui scrive i suoi articoli scientifici, gli dico sempre, ma l'hai scritto in italiano? Perché se no non me lo leggo. È, diciamo, un libro in una lingua completamente in una lingua straniera, probabilmente non l'avrei mai letto. Quando lui mi ha detto cosa voleva fare, io nella mia testa ho pensato, ah, sicuramente non lo leggerò. E invece poi ho iniziato a leggerlo ed è un libro che scorre molto bene, nel senso, nonostante la presenza delle altre lingue sia non sia passeggera, ma è strutturale, comunque si legge con molta piacevolezza. Ok, quindi dopo questa presentazione iniziamo a fare, diciamo, le domande, ok? Così parla lui. Allora, in primis, diciamo, 5 anni fa probabilmente tu non avevi neanche l'idea di scriverci un libro, tu hai iniziato a prendere appunti. Io mi ricordo che alcune cose di questo libro io le avrò lette anche su delle note su Facebook, sul tuo blog, cioè comunque sono circolate anche fuori dal libro, no? Quindi la prima idea non è stata il libro, ma io tengo la mano. La prima idea è, ma è, in verità, quando si comincia a scrivere, perché ho scritto questo libro? È la domanda più stupida che ci possa essere. Cioè, ho scritto questo libro perché scrivo, non c'è alcuna ragione. Quindi in questo senso ho iniziato a scrivere, è vero che non c'era quindi un'idea, come dici tu, non c'era una. Adesso scrivo un libro, mi siedo e scrivo un libro, ma non succede mai, credo, no? Nel senso che devi prima avere qualcosa da dire, no? E quindi sì, è cominciata così, e una parte comunque l'ho pubblicato per i miei amici. Io ora scrivo da 20 anni, scrivo per i miei amici, quindi racconti, un sacco di cose che mando solo agli amici perché mi annoiava molto questa idea di pubblicare. Nuovo tempo, nuova pazienza. Poi dopo però questo insieme di note, ho detto, questo vorrei pubblicarlo, questo è diverso. Va bene così per me. Questo è diverso. E quindi ho deciso di pubblicarlo e mettermi insieme a pubblicarlo. Allora, risposta? Più o meno, dai, sì. E diciamo, da un punto di vista delle difficoltà che tu hai potuto avere nel far capire la tua idea della doppia lingua anche alla casa editrice, cioè nel senso, io immagino che potrebbe anche essere stato, sì, naturalmente il fatto che tu eri da un'altra parte magari ti ha aiutato, però a parti invertite c'era da accettare il fatto che ci fosse l'italiano, no? Allora, bisogna sapere che la Svizzera è un paese che di base è multilingue, quindi le lingue ufficiali sono molte, quindi italiano, francese, tedesco,
sono quattro lingue ufficiali, ma nella città di Ginevra, come per esempio a Bruxelles, dove ci sono le organizzazioni internazionali, dove ci sono le sedi delle grandi industrie, per esempio Japan Tobacco, no? Quello che produce tutte le sigarette o quasi del mondo, ci sono molti stranieri e ci sono ma centinaia di lingue che vengono parlate. In questo contesto, quindi, per noi è normale parlare molte lingue. Una persona che parla quattro lingue non è eccezionale, è abbastanza normale, banale. Quindi in questo senso pubblicarlo in Svizzera poteva funzionare. E poi un'altra cosa, come il libro è scritto in questo modo, è scritto alla seconda persona, come hai già detto, a chi inviarlo per un problema? Naturalmente una casa editrice normale, diciamo normale tra virgolette, che vuole pubblicare per vendere, che vuole pubblicare per andare incontro al gusto dei lettori, perché naturalmente non vogliono essere disturbati i lettori, no? Devono essere pigri, bravi, a leggere quello che già si aspettano. Quindi ci domanda perché leggono, visto che sanno già quello che gli aspetta. È stato trovato una casa editrice un po' speciale. E quindi mi sono rivolto a una casa editrice di artisti, che pubblica libri di artisti, quindi sono degli artisti che pubblicano dei libri. E in particolare, quindi no, non sono solo, non pubblicano libri classici, ma fanno un lavoro editoriale magnifico, perché il libro è magnifico come un oggetto unico, ma in più loro lo pensano come un'opera d'arte. Quindi loro, quando hanno lavorato su questo libro, io ho chiesto, ma in che collana finirà? Mi hanno detto, no, il libro è già la collana. E loro, visto che sono artisti, hanno gli orizzonti un po' più ampi. E il plurilinguismo non li ha impressionati perché sono abituati, quindi lui è francese, Stefano Aubert, e lei è ticinese, Laura Solari, quindi già la loro famiglia è plurilingue, ma quello che gli ha interessato è stato il fatto che ci fosse dell'azione. Ovvero, il libro non è quello che mi hanno detto dopo un anno, cioè, ma perché l'avete pubblicato? Perché rimane sempre il dubbio, ma chi l'ha fatta fare? Allora Laura mi ha detto perché mi interessava il fatto che non c'era distinzione tra pensiero e azione, non c'era distanza. Quindi questa è una ragione perché l'hanno pubblicato. Ma io mi sono rivolto proprio a una casa editrice di artisti perché sapevo che avrebbero, come si dice, in francese o sì, ma colto il senso del lavoro che io ho fatto come se fosse un'installazione, cioè il libro non è una fase narrativa, per me è il fatto che il libro lo si può vedere da diversi anni, quindi lo si può aprire a metà, come ho detto fuori, di una volta lo si può leggere. Quindi io l'ho piuttosto concepito come una struttura solida, cioè quest'idea che la scrittura, no? o la parola sia concettuale, nel cervello da qualche parte, ma se vi aprite la testa non c'è niente, nel senso che non trovate le parole, però sono un'azione, una forma di agire continua, e quindi questo libro l'ho visto proprio come se stessi disegnando qualcosa, strutturalmente, in questo senso. Voilà, più o meno, credo di aver esaudito. Se non è chiaro che è l'espirazione, non ho capito, oppure non, sei tu che non capisco, non io che non capisco. E rispetto al... Ora ti faccio una domanda che è una curiosità, diciamo, mia, vediamo se la riesci anche a rendere... Parliamo ogni giorno, ma non mi fa tutte queste domande. Dico... Tu a che tu ti ci riconosci ancora o a che punto sei tu rispetto al tuo del libro, tu Alessandro? Sì, certo. Allora, il libro l'ho scritto tra il 2015 e il 2017, finito a Natale 2017, la casa editrice ha accettato intorno a febbraio 2018, quindi incredibile, sono bravissimi. Mandato mi hanno detto tra due settimane ti rispondiamo ed era vero. Quindi bravissimi, sono bravissimi. Abbiamo anche conosciuti. Sì, sono bravissimi, lo sono. Potrebbero venire a fare degli stage qua al comune di Valencia su come si risponde. Non lo so. Quindi tra il 15 e il 17 proprio c'è stato molti problemi per la pubblicazione, abbiamo dovuto chiedere i fondi naturalmente, perché il libro è pubblicato con il sostegno del Canton Ticino. E poi il tempo è passato, la pandemia di mezzo naturalmente che è esplosa e si è arrivato a pubblicarlo. Io personalmente ora ho 280 cartelle di un altro libro scritto alla seconda persona, quindi non, da questo punto di vista mi trovo molto a mio agio con la seconda persona, anche perché è un modo per... ma anche
anche perché così quando tu leggi, leggi tu. E poi dopo che avevo scritto questo libro, riflettevo, ma questa seconda persona ha fatto tutta una ricerca da ricercatore, da dove viene, e non mi ero mai reso conto nelle considerazioni attuali di Nietzsche, lui si rivolge alla seconda persona, ma così non mi ero mai reso conto, però lo sentiamo così vicino. Quindi quello che mi hanno detto alcuni lettori. Che ma... Voi dovete pensare, quando abbiamo fatto la presentazione con Alessandro a Sole, i due proprietari della casa editrice erano in macchina e seguivano dalla macchina, si erano spostati e seguivano dalla macchina tutta la presentazione, fino a che poi finalmente sono riusciti a collegarsi perché prima non c'era linea. E la casa editrice, con questi due personaggi, marito e moglie sono, la moglie forse è italiana, parlava italiana, e sono stati presenti tutta la serata, si erano spostati dalla montagna perché non c'era linea e li hanno scesi in macchina per poter essere presenti alla prima presentazione italiana di Alessandro. E vorrei proprio che Alessandro ci ricordasse che cosa fanno di importante anche questi editori, perché tu mi dicevi che facevano dei manifesti anche politici importanti. Allora, dobbiamo partire dal panorama della microeditoria svizzera. Ora, non so come quale sia diffusa, quanto ce ne sia di microeditoria in Italia, però in Svizzera la microeditoria è molto presente, ovvero piccolissime case editrici e soprattutto l'editoria di artisti. Quindi ci sono molte case editrici che pubblicano libri di artisti. Libri di artisti sarebbe, mi ripeto, un pittore che decide di pubblicare un libro, quindi produrre un oggetto testuale, anche con immagini, non deve essere scritto, molti non c'è niente di scritto. E gli editori in particolare abbiamo un'affinità politica. Per esempio, hanno pubblicato diverse opere negli anni, ormai una casa editrice ha 15 anni o più, e questi manifesti di cui tu parli, hanno pubblicato questa serie di manifesti con delle frasi che non posso ripetere, in cui i proventi li utilizzavano per sostenere lo sciopero degli operai francesi. Quindi non sono sold out, però lo sciopero, i proventi erano utilizzati per questo tipo. Quindi loro non è che fanno questa casa editrice per fare business, ma non è proprio il caso. Mi dico anche le condizioni economiche che mi hanno fatto per questo libro non esistono in alcun paese del mondo, neanche in Svizzera. Quindi ho ricevuto un anticipo, ho la percentuale sulle vendite, ho le copie, e di tutto. E poi dici, va bene, tienitela tu. Sì, tienitela tu. Mi dicono, sì, tienitela tu. Non sono interessati a questo, ma lo fanno perché credono in un progetto, appunto, perché scrivi un libro, perché fai un'opera, perché va bene questo, come l'ho fatto. Quindi. Vista la domanda, ascoltata la domanda, credo che ci sia un passo del libro che possa almeno parzialmente rispondere a quello che lei ha appena chiesto. Che pagina è questa? Pagina 55. Cosa ci hai messo dentro al posto di tutto quello che avresti potuto fare e dire? Di cosa hai riempito questi volumi vuoti? Non è quello che non hai detto che ti sembra essere il problema. Non sei il solo a non aver detto o fatto qualcosa, ma ciò che ci hai messo al posto del dire e del fare. Ognuno ci mette qualcosa di diverso, ognuno riempie gli spazi con qualcosa, gli danno nomi diversi, pensano che sia qualcosa di unico e originale, che sia un qualcosa che riguarda solo loro. Si sta tutti a tappare buchi, mentre inesorabilmente si avanza e si creano macerie. I corpi diventano cadenti e c'hai dolori sempre nuovi. Ma ancora, ancora compagno, che cosa te ne frega degli altri? Ma chi ci pensa agli altri? È di te che vogliamo parlare, è di te che vogliamo sapere. Tu, che cosa ci hai messo allora? Le mensonges avranno fine un giorno, lo sai, no? Bene, grazie. Allora, durante la pandemia molte persone sono rimaste chiuse in casa e hanno scritto.
Quindi le grandi case editrici hanno chiesto se per favore non mandate più manoscritti, quindi non ne accettano più. Un mio amico che è una piccola casa editrice online basata in Nuova Caledonia, immaginatevi, riceve 3.000 manoscritti all'anno, le grandi case editrici tra 30.000 e 40.000 manoscritti all'anno, impossibile leggerli. Per questo case editrici che sono un po' diverse, in questo senso c'è la distinzione, la casa editrice come Sensibili alle Foglie non è Mondadori, non è, è più, hanno più una cura diversa rispetto a, anche all'afflusso dei testi. Poi cosa c'è dentro al libro, se dovessi spiegarlo a qualcuno, me l'hanno già chiesto, di cosa parla? La vita. Scuola media, scuola, ragazzino della scuola media. La vita parla, basta, parla della vita. Niente, quindi. Non c'è molte altre cose da. Non saprei cosa rispondere, quindi. La vita potrebbe esistere. No, proprio la vita concreta, quella che succede ogni giorno. Niente di speciale, cioè non penso di raccontare eventi speciali, tranne uno forse, no? A proposito di Norma, ma altrimenti non c'è qualcosa di chissà come eccezionale. Non ci sono scoperte, codici. Non c'è niente di questo. La cosa bella è che lui a un certo punto vi dirà che mentre un pasticcere sa spiegare perfettamente che cosa faccia, perché vediamo i dolci in pasticceria, un ricercatore non può spiegare perfettamente che cosa fa, è vero? Infatti uno dei problemi attuali, contemporanei, per esempio, rispetto, possiamo dirlo, rispetto al vaccino, non me lo faccio perché non so cosa ci mettono dentro. Questa è un po' difficile da comunicare tutti i 2000 anni di ricerca scientifica in una frase per convincere le persone. Quindi un po' è come se fosse una riuscita storica della cultura mondiale, quella per esempio di un vaccino. Non è qualcosa che possiamo ridurre così, quello che ci si mette dentro è... Sono milioni e milioni di ore di ricerca, milioni di persone che hanno studiato, che hanno passato la loro vita così. Quindi è un po' difficile a volte dire di cosa si tratta, quello che si fa. E questa è una difficoltà per arrivare a comunicare la scienza al grande pubblico. E oggi, infatti, siamo vittime di questa situazione che perdura. Quindi siamo arrivati a dover prendere soluzioni draconiane da parte del governo, perché altrimenti è molto difficile convincere le persone. Quindi, voilà, questo. Ma anche a livello politico, per esempio, è la stessa cosa, no? Gli slogan funzionano benissimo, ma un discorso articolato ha meno successo, probabilmente. E quindi gli ultimi anni sono marcati anche da questo tipo di... E la mostra sulla libertà. Infatti. Tu hai la libertà, come la vorresti? Ma la libertà, per esempio, in quanto ricercatore, anche Armando penso che sarà d'accordo, è la base di tutto il resto, quindi la regola numero uno è che bisogna essere liberi, altrimenti non c'è ricerca, cioè sono due, quindi questa è la base. Poi in generale ognuno, non ho una definizione standard, però... No, anche ora se ci focalizziamo sul discorso della ricerca per non... In maniera variabile è un'esperienza che abbiamo fatto tutti, se non proprio all'interno del campo scientifico, no? Però i momenti di ricerca, diciamo, si ricostruiscono sempre a posteriori, no? Cosa significa? Significa che... Cosa vuol dire che la libertà è la precondizione per la ricerca? Perché quando tu cerchi qualcosa, non stai solo cercando, facciamo un esempio concreto così ci capiamo, quando io cerco le chiavi di casa, non sto cercando solo le chiavi di casa, ma sto anche cercando il percorso che mi ci porta. E nel fare quel percorso farò almeno 60-70 tentativi sbagliati, che però sono necessari per costruire il percorso che mi porta alle chiavi, ok? Avere la libertà di leggere 30 libri che poi non entreranno nel tuo articolo scientifico, però quei 30 libri significa tempo che tu impieghi in una cosa che solo dopo dici, non mi serviva, guarda, questa è una stronzata, ok?
Quindi in questo senso la libertà è la precondizione per la ricerca, nel senso che soltanto nel momento in cui io sono così tanto libero da poter costruire il percorso che mi porta al risultato, non scegliere fra diverse strade in funzione del risultato che voglio raggiungere, no? Sono due tipi di libertà diverse, no? Vuoi fare il medico, iscriviti a medicina. Oppure vuoi fare l'avvocato, iscriviti a giurisprudenza. Hai un milione di strade prefissate e in funzione dell'obiettivo scegli la strada. Ma la ricerca non è questo. La ricerca è ricerca del percorso che ti porta all'obiettivo, anche perché soltanto in questo modo quell'obiettivo poi calzerà con te. Perché? Perché non hai solo raggiunto un oggetto, ma lo hai raggiunto attraverso il percorso giusto per te per arrivarci. In questo senso, no? Vi sarà capitato, che ne so, è un'esperienza, quella delle chiavi, penso che sia un esempio calzante. Non c'è tanto bisogno di parlare di come si scrive un articolo scientifico, di come si fa ricerca nel campo della filosofia, no? Quando noi scrivevamo la tesi di laurea o di dottorato, abbiamo buttato dei mesi dietro a dei libri che non servivano a nulla per lo scopo. Però se io avessi avuto, se io non fossi stato libero di farlo, probabilmente il risultato sarebbe stato completamente diverso. In questo senso, no? Come si dice, prendi l'arte e mettila da parte, per dirla in, no? Ogni, com'è che si, c'è un altro proverbio che dice non si butta via niente, ecco, della ricerca, la ricerca è come il maiale, non si butta via niente. Ma poi, tra l'altro, è anche molto interessante il fatto che, è interessante, allora, quando qualcuno mi dice, no, ma io sono sicuro di questa cosa, e questo sentimento di sicurezza è totalmente, dico, è sbagliatissimo, perché giustamente non so qual è la tua esperienza, ma durante il dottorato è come se sei su un declivio e lo stai salendo, no? Dopo arrivi sopra, in cima, e vedi che purtroppo ancora il panorama è sconfinato. Quindi è veramente come se si apre questa, e tu stai lì e dici, oh mio Dio. Eppure hai avuto un sentimento di potenza alla fine della lettura, di tutte le letture, quel sentimento che tu puoi fare tutto, poi ti allarghi e è sconfinato. Ecco un altro grande problema nella comunicazione, a volte, che c'è del discorso scientifico: riuscire a spiegare che il panorama è sconfinato e che ogni conoscenza che aggiungiamo è un altro modo per conoscere il territorio, che però grazie a questa conoscenza cambia di nuovo. Quindi è molto, per questa ricerca è un po' difficile rispetto alla libertà, appunto, di lavorare. L'idea che ci hai lasciato adesso, io vorrei, dimmi tu. Anche perché poi è un'altra cosa che è molto collegata al discorso del, cioè la ricerca comunque produce dei vincoli, cioè non è tanto soltanto una questione di libertà, no? Prima c'è tutto un altro risvolto, nel senso, una volta che si è scoperto, no, quella cosa lì pone un vincolo per quella che, diciamo così, si chiama comunità scientifica di riferimento, rispetto alla quale poi quando tu accedi in quel discorso, non puoi semplicemente inneggiare. Ecco, il discorso non è soltanto di libertà, ma di rigore. Ecco, la parola rigore è quella parola che tiene insieme i vincoli e la libertà, perché una persona libera, per esserlo, deve essere rigorosa, rigorosa nel senso di intransigente. Io lo dico sempre anche ai miei alunni quando li interrogo, no? Io dico, per fare filosofia, dico sempre, devi essere spietato. Cosa significa devi essere spietato? Significa che quell'argomentazione è l'unica cosa che conta. Tu vieni qui da me e non conta, ti sei svegliato male la mattina, non hai studiato, ti tremano le gambe, non conta, perché se non sei spietato non capisci fino in fondo una cosa. Essere spietato nel senso di essere rigoroso, nel senso di non farsi disturbare, nel senso di accettare il fatto di andare fino in fondo ad una cosa, no?
per andare fino in... perché a noi ci affascinano? Non sono d'accordo. Il rigore porta all'ossessione, a quella patologica. E purtroppo è anche così, il desiderio di conoscere. Allora, c'è un film bellissimo che si chiama La... Come? Un patto di pathos. Sì, allora io ti consiglio. Ti consiglio un libro, La promessa di Jurremat. Da questo libro hanno tratto un film con Jack Nicholson. Questo libro raccontano la storia di questo investigatore che fa una promessa ai genitori di una bambina che è stata uccisa. La madre di questa bambina gli dice: mi prometti che troverai l'assassino? E lui glielo promette il giorno in cui i suoi colleghi gli avevano fatto la festa perché doveva andare in pensione. Quindi lui non è più, non esercita più la professione, inizia a fare questa indagine in solitaria. Perché? Perché nel frattempo il caso è chiuso. E il film racconta il modo in cui questa indagine, lui è un investigatore geniale, capisce tutto, però paga un prezzo altissimo, perché questa cosa per lui diventa un'ossessione. Scoprire la verità è brutto. Sì, probabilmente adesso io raccolgo la sfida e la accetto e dico sì, è anche un'ossessione. Non posso svelare adesso le cose specifiche del film e del libro, vedetelo. Però per farvi capire, lui ad un certo punto si fidanza con una donna che ha una bambina simile alla bambina, c'è questa scena fortissima, questa bambina è simile alla bambina uccisa qualche anno prima, e lui monta l'altalena della figlia vicino la strada dove aveva capito che l'assassino faceva avanti e indietro. Non so se vi rendete conto a che livello di ossessione può arrivare la cosa. E lui però aveva ragione, e tutto il mondo aveva torto, Avevano arrestato un altro che non c'entrava niente. La storia è complicata, no? Il caso era chiuso, ma aveva ragione lui però. Non so come dirlo diversamente. Non posso riconoscere perché sei capito, tuttavia non ha un pensiero ossessivo, ma un pensiero preponderante, una cosa completamente diversa dal punto di vista psicologico. Ti sei riferito al pensiero preponderante. Il pensiero ossessivo nasce dalla rigidità dei modelli educativi, che fin dall'inizio vengono garantiti dai genitori, ma a volte vengono ulteriormente proiettati sulle altre esperienze vitali. Però purtroppo l'argomento mi ha toccato su qualche cosa. Resto con l'impegno di leggerlo, perché il libro, anche perché non mi avete dato la spiegazione, essendo un bambino di scuola media. Io avrei voluto, se fosse stato un bambino di scuola media, avrei voluto dire: sai, ho preso un treno, questo treno mi portava non so dove, ma mentre viaggiavo lungo i finestrini vedevo intorno a me tanti paesaggi, ora monti innevati, ora pianure. E allora la favola, il bambino l'aveva letta, non è che scherzo. Scusa, questa nota a margine, se lo volete sapere, il 14 agosto la rivista Nature ha pubblicato la storia del vaccino mRNA, è bellissima, una storia che nasce negli anni 60, se volete andarla a vedere. Informazione utile. Dunque, giusto per alleggerire anche i toni seri che ha preso un po' la discussione, leggerò adesso un pezzo tratto dal capitolo 22, che si intitola Piedi gonfi, Gloomy Cake. E dal momento che è una delle... visto che stiamo qui parlando anche di libertà, il tema, uno dei temi che può essere trattato leggendo questo libro è la libertà, ce ne sono anche tantissimi altri. Ho scelto i piedi perché i piedi in qualche modo sono quella parte del corpo importantissima, ma ritenuta sempre quasi periferica, marginale.
Mi ricordo che i nostri antenati, quando si doveva parlare dei piedi, dicevano sempre con rispetto parlando, come se fosse una vergogna parlare dei piedi, ma i piedi sono fondamentali per il nostro movimento, per la nostra libertà, per la nostra fuga. E quindi adesso vi leggerò questo brano che a mio avviso è delizioso. Toi, tu te regardes les pieds, i tuoi grossi piedi, grossi e ora gonfi, nelle scarpe sempre troppo strette per giovani vecchi come te. Il y a des jours comme ça, t'es tout triste, tu restes là, te regardes les pieds, t'es allongé à te regarder d'un côté à l'autre, toi, t'explores ton corps avec le regard. T'es presque 190 cm, mais toi, tu n'as jamais pensé être un mec trop grand. C'était à cause de ton grand frère, de ton père, de tes dizaines de copains de basket de plus de 200 cm, del fatto di aver passato tanto tempo a guardare per terra, ou tu ne sais pas quoi. Puis, tu reviens à tes pieds qui sont encore grossi, che niente è cambiato e che ti tengono per terre, che sono pesanti da portare in giro e ancora di più da staccare da terra e mettere in aria. Le dita grosse e quei calli come quelli che provi a grattare via dalle mani dai tempi delle 4 ore al giorno passate in palestra. E quei peli sulle dita e che detesti e che non ti rende facile esibire questi grossi piedi che altrimenti ti ripeti con convinzione e per trovare ragione della loro presenza sarebbero almeno da competizione regionale tra quelli che hanno grossi piedi in una sagra di quelle che ce ne sono dappertutto, a suon di salsicce arrostite e di tutti questi uomini alti e grossi e barbuti e rozzi con macchie sulle camicie e piedi grossi arrossati e unghie ruvide e dure da esibire e con donne grosse grosse anche loro che fanno il tifo dal pubblico per il loro uomo e altri che insultano e urlano e altri ancora che applaudono chi sarà che avrà i piedi più grossi e chi sarà che avrà quelli più forti. Neanche a pensare ai piedi la vanità ti abbandona e ti vince, ti vincerà sempre. Hai voglia a dire di annullare l'ego, che non hai bisogno, che non bisogna pensare a se stessi e tutte queste pippe pseudo-yogiche che provi a infilarti nella testa e con cui provi a tappezzare les anteriori del tuo corpo. Ecco, ti dici che va bene pensare che non saranno belli questi due cosi che c'hai alle estremità, ma ti piace pensare che siano solidi e che ti portino almeno questo, che ti portino e che ti reggano, ti tengano in piedi. Ti piace pensare al fatto che siano in contatto con il suolo e che ti tengano qui tra gli altri e che servano a retenir ta tête, ta plus tendre tête, autrement avec trop d'aspiration et rêverie farfelue. Et puis, quand les maîtres vous disent à nouveau et pour l'ennemi foi de vous enraciner, toi, tes pensées, t'essaies de penser à la possibilité de faire adhérer tes pieds au sol, di tenerli lì ancora più stretti al suolo, di prendere spazio, di fare largo, di fare spazio, di prendere spazio, di cercare di spingere verso il basso tutto quello che puoi mettere a plat e tenere stretto sotto i tuoi piedi grossi che si allargano e ritrovarti dovunque tu sia finito durante la notte e durante tutto questo andare avanti e indietro con la tua testa stupida, la tua stupida, grossa testa. E qui tu vas au spettacle e tu la vois che allarga le dita dei piedi quasi ad arpionare il legno della scena, a fare spazio al movimento che verrà, alla prossima breve mancanza dalla terra dove i piedi riescono sempre a ritornare. Et t'en regardes la force de cet avancement, de cet prendre,
de se prendre place, de faire de la place, de se préparer à oublier. Allora, una volta questa artista che sono andata a vedere l'hanno intervistata e le hanno detto: ah, ma lei è nata in Giappone, poi ha studiato negli Stati Uniti, ora è in Francia, è in Svizzera, ma non si sente sradicata? Lei ha fatto una pausa, era in televisione, ha detto ma siamo tutti sradicati, abbiamo i piedi, andiamo ovunque. Vabbè, grazie. Concludiamo? Io devo ringraziare naturalmente la galleria che ci ha ospitato, grazie, possiamo fare anche un applauso. Grazie mille. Poi ringrazio Ippolita, di cui è uscito ultimamente la Dareide, voilà, compratela. Ringrazio naturalmente Giovanna, grazie della lettura. E poi ringrazio Armando, per me amico da 20 anni, di cui è uscito ormai è qualche mese, diversi mesi, un anno, L'atleta indisciplinato, è un bellissimo libro che vi consiglio di leggere, che spiega anche che cos'è la vita da un altro punto di vista. Lascio la parola. Allora, intanto io vi ringrazio e sono felicissima dell'opportunità che Giovanna ci ha dato di poter unire l'arte all'arte, perché vivere di arte e vivere liberi. Grazie a tutti. Allora, Teodo Linda, io sono molto contenta di averti qua, perché so che sei una storica importante, una curatrice d'arte, quindi di mostre d'arte, e io sono, non dico alle prime armi, sono una pensionata, però questo mondo mi affascina e cerco di restarci aggrappata il più possibile. E la sperimentazione dopo la parte letteraria continua con il mondo dell'immagine, che è il tuo campo, anche se scrivi dei cataloghi molto interessanti, per cui la parola per te e l'immagine spesso coincidono. Naturalmente tu sei arrivata qui, non conoscevi le opere, ma penso che tu sia, non le hai neanche ancora viste, però ci puoi parlare in maniera generale magari del mondo artistico calabrese, per esempio. Io penso che siamo un po' arretratelli ancora qui rispetto al resto, non dico del mondo, ma dell'Italia. Ci illustri un po' qualcosa? Io sono solita dire che rispetto alla ricerca a livello nazionale, ma anche internazionale, qua siamo estrema periferia. Stiamo facendo un lavoro sicuramente encomiabile, tanti operatori del settore. Qua in queste sale ci sono esposti dei lavori su una tematica specifica. Vedo già una proliferazione di tecniche, sicuramente ci sarà qualcosa comunque di valido ed interessante. Non mi esprimo su quello che ovviamente c'è, per il semplice fatto che non l'ho ancora visto, e quindi aver avuto il modo di analizzarlo, in ogni caso sono terribile nelle mie analisi. No, la cosa bella, in realtà mi piace ironizzare, la cosa bella è che Giovanna ha detto una cosa importante, senza forse sapere di toccare un punto nevralgico del mio lavoro, di quanto sia importante il collegamento parola-immagine, cioè per la mia persona si intende, perché la scrittura è una scrittura che traduce l'immagine in modo tale che sia comprensibile. Se io come critico faccio da ponte, da diciamo mediatore di, attraverso le parole, attraverso la bontà delle parole e la struttura anche significante delle parole. Quindi chi scrive d'arte, il fatidico criticese è sempre esistito, sempre esisterà, ma il vero critico d'arte deve saper scrivere e deve saper ovviamente rendersi comprensibile e quindi far capire ciò che magari in un rapporto diretto utente poco provvisto di cognizioni specifiche e opera non risulta magari immediatamente diciamo decodificabile, perché l'arte contemporanea risulta per i più complessa, ma non è una complessità poi ostica, è semplicemente il fatto che l'artista
finalmente ha la possibilità di sperimentare le avanguardie, quindi tutto ciò che cade sotto i suoi occhi, sotto la sua attenzione creativa, di analisi, di elaborazione, è passibile di reificazione estetica, creativa. Quindi automaticamente è diventato incredibilmente ampio il tessuto e il territorio di indagine dell'artista. Le avanguardie hanno sdoganato quindi i limiti da questo punto di vista. Certo, per chi non è, chi non segue specificatamente, o comunque non va spesso a vedere mostre d'arte, magari troverà un po' di complessità. Si è, nella maggior parte dei casi, attratti magari da, ecco, in questo caso magari da effetti cromatici, da effetti compositivi, ma non si riesce certe volte a essere pienamente padroni del percorso di ricerca che ha compiuto per arrivare a quel risultato, a quel prodotto l'artista. Però è importante andare alle mostre d'arte, perché anche a livello di sguardo, perché non vedere ma guardare, abituarsi a guardare le opere già è un tentativo, è un primo tentativo, è un primo momento per attraversare la creatività di tanti artisti che ci circondano. E per quanto riguarda la Calabria, ovviamente il percorso di identificazione dell'arte contemporanea, di quanto c'è dell'arte di elaborazione contemporanea e di prestigioso, è per me pane di tutti i giorni, perché io lavoro con un sguardo attento, analitico, sempre in primo luogo alla mia regione che amo. Questo non significa che io non lavori o non scriva per artisti ovviamente nazionali o internazionali. Internazionali lo possono essere anche i nostri artisti, non è che ho limite il fatto di essere di una regione piuttosto che di un'altra. Quindi, a parte i più grandi, ovviamente è un vero percorso, contemporaneo. Si può iniziare in Calabria, da Savelli, da Rotella, per arrivare a quelli più vicini a noi. E allora così in Calabria, Cesare Berlingeri, piuttosto che Violetto, piuttosto che altri che ovviamente alcuni di voi conoscono, ma ci sono anche pregevoli energie creative anche nel nostro territorio, più vicino al non territorio regionale, più vicino all'Ametino. Qua c'è persone che conosco, artisti che conosco, altri magari li conoscerò meglio stasera. E quindi da maestro Badolato, vedo la nostra amica Rosella Cerra, ma ecco, quindi automaticamente c'è un terreno comunque fertile. Bisogna avvicinarsi all'arte, perché l'arte è la parte più alta della spiritualità umana, in diverse forme si intende anche nella scrittura, quindi avvicinarsi all'arte rende forse migliore. Poi volete mettere, si parla sempre di valore salvifico dell'arte, in questo periodo è ancora più importante, se mi permettete un po' la battuta. Grazie, e, insomma, è stata un'improvvisata, veramente. Vabbè, ma ti conosco, no? Sapevo che non ti creavo difficoltà. Allora, io intanto ti volevo fare solo una domanda, poi passo la parola, esco io e viene il mio vicepresidente, no, adesso tutta la serata ti teniamo qua, no? Il mio vicepresidente, che è storico dell'arte, architetto, quindi chi più di lui. Io volevo solo ringraziare l'ex assessore della cultura, Rosa Andricciola, perché qualcuno mi risponde: no, no, arte astratta, io non vengo a vedere una mostra di arte astratta perché non mi interessa proprio, non la capisco. Rosa Andricciola invece mi dice sempre: non la capisco, la vorrei tanto capire, vengo a vederla però. Questo è lo spirito
E questo è lo spirito, la sensibilità. È ovvio che oggi come oggi, nell'era della globalizzazione, il mondo dell'arte è diventato molto più articolato e più espanso, perché si può dire che l'Italia stessa è diventata periferica, se non la stessa Europa, perché nuove culture sono diciamo entrate in questo universo della creazione, magari attingendo a elementi sintattici espressivi dei codici classici europei, diciamo della ricerca europea, però elaborando anche strutture espressive originali, nuove, diciamo così, l'India, la Cina e via dicendo, stanno prepotentemente emergendo, diciamo, offrendo la loro creazione nell'universo dell'arte, ma soprattutto diciamo nella ricerca e nella sperimentazione anche a livello mondiale. Quindi siamo sempre più in una dimensione in cui il particolare dialoga col tutto, quindi è un po' sempre la logica dell'ologramma, insomma, e quindi bisogna, e nel tutto è compreso anche il particolare, e quindi bisogna essere sempre più connessi a quello che avviene ovviamente nel mondo, anche nel mondo dell'arte, perché l'arte poi traduce sempre diciamo la dimensione sociale, la dimensione culturale, la dimensione storica in cui si sta vivendo, perché l'artista non è una persona, un individuo avulso in una dimensione monadica, eccetera eccetera. L'artista è una parte della società, è un elemento fondamentale che guarda, analizza da determinati punti di vista la società, ha un pensiero politico, ha un pensiero religioso, ha una spiritualità che mette a disposizione per il miglioramento di noi tutti, solo che ci vuole anche una predisposizione ad avvicinarsi e a guardare con occhi nuovi, magari anche andando a leggere qualcosina di Todorin, giusto come pista di percorrimento interpretativo. Io mi sposto un attimo, cedo il posto a Sergio, il mio vicepresidente. Vabbè, ti siedi qua. E poi volevo invitare anche un attimo il dottore Cesare Perri, perché come psicoterapeuta, psichiatra, mi interessa sapere qualcosa sui colori e che influenza possono avere nella nostra vita. Cesare, ti puoi sedere qua? Avessi saputo l'avrei utilizzato per depilarmi, però sono stata trattata, quindi tocca a chi okay. Doveva esserci l'ufficio. Buonasera, sono il professore Ippolito, faccio parte dell'associazione Passato Prossimo, Antichità e Passato Prossimo. Parliamo del colore azzurro questa sera, visto che la mostra è concentrata su questo colore, che sicuramente ha una bellissima storia alle spalle. Cioè, se dovessimo fare una sintesi un po' della storia di questo azzurro, diventa un pochino lunga la storia. È anche affascinante, sì. Diciamo che forse è stato uno dei colori più preziosi nella storia, perché il materiale da cui si ricavava questo azzurro era costosissimo. Era il lapislazzulo, cioè un minerale, una pietra così preziosa che le cave erano presenti soprattutto nella zona dell'Afghanistan, cioè attuale Afghanistan, quindi siamo nel mondo
siamo nel mondo persiano, ecco, siamo proprio nella zona dei persiani, e se inizialmente le prime civiltà mesopotamiche hanno usato questo lapislazzo semplicemente come incrostazione, cioè nel senso che questo materiale veniva incollato su un supporto ligneo attraverso l'asfalto. L'asfalto era questo materiale di base petrolifera, diciamo, che emergeva in superficie e veniva utilizzato come base collante. Successivamente, proprio nell'ambito di questo territorio, che si sono succedute diverse civiltà, Mesopotamia, Babilonesi, e Sumeri, Babilonesi, eccetera, eccetera, abbiamo alcuni esempi di questi manufatti. Abbiamo la porta di Ishtar a Babilonia, abbiamo per esempio lo stendardo di Ur, che è stato realizzato con questo sistema di incrostazione, utilizzando proprio la pietra del lapislazzolo incollato su un supporto ligneo. Diciamo, questa preziosità di questo lapislazzolo viene scoperto anche dai greci. In realtà i persiani questo materiale lo chiamavano lazuwork, mi sembra, mentre i greci bizantini lo chiamavano laziurus, mi sembra, una cosa del genere, da cui l'etimologia del termine azzurro, proprio perché togliendo la resta proprio il termine azurius. Quindi nasce proprio questo colore azzurro, che dipende proprio da questo materiale preziosissimo, che trova poi una sua larga diffusione anche nel mondo europeo, soprattutto nel basso medioevo. Ecco, diciamo, tutto l'alto medioevo non considera molto questo colore azzurro, ma viene, diciamo, l'unico momento storico dove l'azzurro ha una sua valenza importante spirituale proprio nel mondo bizantino. I romani, insomma, non tanto l'amavano questo azzurro, anche perché, insomma, loro si vestivano di altri colori, anche se poi in realtà questo colore, come il titolo della mostra, viene chiamato ceruleus, vero, professoressa? Diciamo che un'altra base per la realizzazione del colore azzurro è stato l'indaco, questa foglia, questa pianta che nasceva in India ed è stata scoperta prima dai greci e successivamente anche dai romani. Quindi, diciamo, la maggior parte, anche i tessuti stessi, venivano tinti con questa colorazione ottenuta da queste foglie provenienti dall'India. Quindi, cioè, noi abbiamo l'indaco, che rientra nelle gambe dell'azzurro, del blu, in questa varietà di questo colore. Quindi, però, stavo dicendo che proprio l'arte bizantina mira a questo colore per dargli la giusta dimensione, cioè la giusta spiritualità di questo colore, no? In realtà queste figure piatte dell'arte bizantina stavano, come dire, volavano, diciamo, ecco, erano in una forma trascendente, queste figure su un fondo azzurro. Erano soprattutto mosaici, anche in questo caso non si tratta di pittura, ma sappiamo che l'arte bizantina, che si sviluppa intorno alla fine del IV secolo, V secolo, viene usa soprattutto il mosaico, quindi questo mosaico con fondo azzurro, che andava a sottolineare proprio la trascendenza, la divinità delle figure messe in primo piano. Quindi stavo dicendo che poi tutto l'alto medioevo, diciamo, esclude un po' il colore azzurro, cioè per buona parte dell'alto medioevo. Questi popoli barbarici che vengono a occupare i nostri territori in realtà non usano molto questo azzurro. Invece ritrova una sua rinascita l'azzurro proprio nel basso medioevo, quando l'abate Suger, abate di Saint-Denis, della cattedrale di Saint-Denis, volle all'interno, ecco, nasce lo stile gotico in questa fase, e volle che all'interno della propria cattedrale venisse impreziosita con queste vetrate colorate di blu. Ecco, questo blu che diventa veramente questo colore spirituale e dava all'interno della chiesa questo effetto, questa atmosfera così straordinariamente irreale, perché si creava questo effetto di pulviscolo, no? Bluastro, anche con degli effetti violetti, insomma, all'interno di questa fascia, quindi dava questa sensazione anche di spiritualità. Quindi diciamo che Suger dà avvio alla coloritura all'interno delle chiese attraverso le sue bellissime vetrate colorate.
Un'altra vicenda storica che va a consolidare, diciamo, l'uso dell'azzurro è stato anche, per esempio insomma, un personaggio famoso che viene ricordato come Luigi IX, che volle abbigliarsi di colore blu, cioè il suo vestiario era basato sul colore blu, e siccome l'aristocrazia del tempo, per scimmiottare il personaggio così regale, tutta l'aristocrazia cominciava a vestirsi di blu. Ecco, da questa cosa nasce proprio quella famosa frase che l'aristocrazia ha il sangue blu, cioè il sangue blu dipende proprio da questo aspetto dell'abbigliamento che aveva l'aristocrazia proprio intorno alla fine del XII secolo, cioè subito dopo che l'abate Suger ebbe l'idea di creare queste bellissime vetrate all'interno delle chiese gotiche. C'è anche questo Luigi IX, che mi ha ricordato come San Luigi, che vuole abbigliarsi per dare regalità alla sua figura, al suo personaggio, con un abbigliamento blu. E sicuramente tutta l'aristocrazia guardava il re come da imitare. Quindi ecco, da questa cosa nasce l'idea che gli aristocratici hanno il sangue blu. E poi, la grande fortuna che ha avuto questa, sicuramente il colore azzurro ce l'ha proprio anche in Italia negli affreschi all'interno delle chiese che vengono affrescate dai famosi nostri grandi pittori, che hanno fatto, diciamo, partendo dalla base dell'arte bizantina, ne hanno trovato una sua evoluzione iconografica straordinaria. Pensiamo a Cimabue, pensiamo a Giotto, pensiamo anche ai pittori romani che hanno partecipato negli affreschi della chiesa di San Francesco d'Assisi, insomma. Quindi lì si comincia a trovare anche un certo naturalismo attraverso una tridimensionalità che dipendeva anche dalla linea di orizzonte che confinava con questo azzurro, che creava questo sfondo per dare risalto soprattutto alle scene in primo piano. Quindi questa fortuna dell'azzurro comincia a trovare una grande affermazione. Però ricordatevi anche una cosa importante, che Giotto, quando dipinse la cappella degli Scrovegni a Padova, lì ci fu un vero e proprio contratto dove questo ricchissimo personaggio di Padova, che era un banchiere, era forse anche uno strozzino, dobbiamo dire, no? Uno che prestava soldi, insomma, che cercava di arricchirsi anche sulle spalle degli altri, e firmò un contratto con Giotto dove lui richiedeva l'uso dell'azzurro ricavato dalla bislazzolo, che era una cosa costosissima. Cioè, quindi in realtà questi pittori, cioè la stessa opera, lo stesso bozzetto variava di prezzo in base ai colori che il committente sceglieva. Quindi questa è una cosa che si è trascinata anche nel Rinascimento, questo aspetto importante dell'azzurro. Quindi pensate, questo azzurro che era difficoltoso nella sua realizzazione per ottenere quella luminescenza, quella luminosità che dava soprattutto questo carattere spirituale all'opera stessa. Quindi allora, siccome all'interno della scena all'interno della cappella c'erano queste scene che raccontavano la vita di Gesù, una serie di riquadri che caratterizzano le pareti, ma non solo le pareti, anche la volta della stessa cappella, sono realizzate tutti in questo blu lapislazzo, una cifra spropositata il costo di questo affresco di Giotto. Questa preziosità dell'azzurro continua anche nel Rinascimento, riscoprendo anche altri aspetti, la prospettiva, riscoprendo la tridimensionalità, la vericità della scena stessa, l'umanizzazione del santo stesso, no? Attraverso queste scene, questi paesaggi straordinari caratterizzati con questi sfondi di questi cieli azzurri. Ricordiamo soprattutto le Madonne di Raffaello, che hanno veramente caratterizzato il Rinascimento e hanno reso, diciamo, l'arte italiana famosa nel mondo. Mi ricordo un altro aneddoto, che lo stesso Dürer, famoso pittore cinquecentesco tedesco, si lamentava che per ottenere questo lapislazzo, per ottenere questo blu straordinario, questo azzurro straordinario, aveva bisogno di questo materiale, e si lamenta dicendo che un grammo di lapislazzo l'ha pagato più di un grammo d'oro. Quindi pensate il valore di questo lapislazzo che aveva per ottenere questo colore così
così ricercato, così prezioso. Tutto il Rinascimento, insomma, è caratterizzato anche di questo uso, di questo colore azzurro. Forse il Seicento con le sue opacità, vabbè, diciamo che il Seicento si trova schierato sulle forme di arte, quella caravaggesca e quella legata ancora al tardo Cinquecento. Diciamo la caravaggesca, insomma, l'azzurro diventa un componente di quella espressività, di quel realismo così forte, e quindi perde un po' di quella spiritualità, insomma, che ci aveva abituato, diciamo, sia il Medioevo e sia il Rinascimento. Però l'azzurro resta sempre un colore prezioso che viene utilizzato in qualsiasi epoca. Spostandoci verso il periodo più moderno, noi parliamo anche di questo aspetto. L'azzurro è un colore positivo, è il colore del cielo, è il colore del mare, è il colore che chi ama questo colore solitamente vive anche in armonia con l'ambiente e con le persone che lo circondano, insomma, determina la quiete, agevola il sonno, insomma, ci sono tanti aspetti. Diciamo anche in psicologia questo colore ha avuto una sua importanza straordinaria. Quindi arrivando proprio all'arte moderna, diciamo che i primi pittori che hanno goduto dell'azzurro per rappresentare veramente la loro felicità, la loro genuinità, la loro allegria del vivere quella loro vita contemporanea sono stati i pittori impressionisti. I pittori impressionisti hanno schiarito le loro tavolozze, chiare, sono tavolozze chiare, l'azzurro diventa protagonista proprio per denunciare la loro, per mettere in evidenza la loro allegria, cioè la loro armonia con l'ambiente, e proprio la pittura in plein air ne è un esempio. Diciamo che questa pittura degli impressionisti è stata agevolata dal fatto che anche la chimica è andata avanti, quindi andando alla ricerca di nuove scoperte nel campo coloristico, non solo come rapporti tonali, ma anche soprattutto come realizzazione industriale. Allora, diciamo che la pittura impressionista è stata agevolata proprio perché l'industria è riuscita a fornire a questi pittori il colore sintetico, cioè quindi questi avevano la possibilità di uscire dal proprio atelier con la loro valigetta di colori, perché il colore era dentro una latta di stagno che veniva premuto al momento all'occorrenza sulla loro tavolozza. Quindi pensate quali grandi vantaggi hanno avuto questi pittori della seconda parte dell'Ottocento, che grazie a questa scoperta industriale ha favorito veramente anche l'accelerazione, la velocizzazione di certe operazioni. Quindi tutto quell'aspetto storico, quella complessità che aveva caratterizzato l'arte nei secoli del passato, quella complessità di essere pittore, di essere pintore, era stata superata. Perché l'operazione più complessa, ragazzi, la bottega del pittore era un vero e proprio laboratorio di alchimia, cioè nel senso che questi dovevano sperimentare sostanze diverse per ottenere dei colori che potessero utilizzare, e pensate quanti segreti questi si portavano dietro. Quindi tutta l'operazione degli allievi che stavano all'interno di queste botteghe era la prima fase. Questi garzoni, questi allievi dovevano macerare, dovevano frantumare, dovevano fare tutti questi lavori in modo tale che poi il maestro, al chiuso delle sue tendine, andava a fare questa azione di alchimia sul colore, perché poi ognuno, ricordiamoci che ogni pittore aveva dei colori suoi personali. Ancora oggi noi chiamiamo molti colori col nome dell'artista. Quindi questa attività così complessa che aveva caratterizzato l'arte di questi pittori del passato era stata superata proprio da questi pittori impressionisti, che finalmente erano felici di uscire fuori all'aria aperta e cogliere quegli effetti di luminosità che andavano a colpire gli oggetti, anche alla fugacità dell'immagine stessa, no? Che i pittori impressionisti cercavano di cogliere. Quindi è straordinario questo passaggio, perché questo segna veramente il passaggio verso l'arte moderna. Quindi non solo il pittore, ma anche l'industria è servita
per fare questa accelerazione verso l'arte moderna. Diciamo che i pittori impressionisti, per quanto bistrattati o maltrattati, insomma, vivevano la loro realtà con molta spensieratezza, insomma, i loro quadri ce lo dimostrano. La maggior parte di essi uscivano dalla scuola di Barbizon, ricordiamoci questa famosa scuola di Barbizon, dove i pittori venivano abituati a uscire fuori dalla TDR per cogliere gli effetti luministici del sole. Pensate a Monet, no? Claude Monet, che del soggetto non aveva nessuna valenza, per lui non aveva nessuna valenza questo soggetto, per lui era importante la luce, come reagiva sulla superficie di quell'oggetto. Quindi lo stesso soggetto veniva ripetuto decine e decine di volte. La cattedrale di Rouen, cioè di Monet, di Claude Monet, è stata ripetuta decine e decine di volte in qualsiasi ora della giornata. Quindi anche questo, vedete, la rapidità d'esecuzione, mentre prima l'artista stava lì sulla tela giornate, mesi interi, sfumature, velature, eccetera, eccetera, i nostri artisti impressionisti con delle poche macchie riuscivano a ottenere un'impressione straordinaria, un realismo anche straordinario, no? Cioè si coglieva quel momento veramente straordinario. Quindi pittura, la tecnologia abbinata a questa ricerca del nuovo ha dato questa svolta verso l'arte moderna. Certo, l'arte non si poteva fermare soltanto all'effetto retinico, ma l'arte doveva essere anche una forma più espressiva. Quindi è normale che la vita degli impressionisti è durata anche ben poco, diciamo è durata i suoi 20 anni, 25 anni, ma già gli stessi artisti impressionisti si spostavano su altre mete, su altre ricerche, quindi ecco che nasce l'arte espressionista, dove anche in questo caso l'azzurro trova anche delle sue forme espressive straordinarie. Pensiamo anche a Picasso ha un suo periodo giovanile che si chiama periodo blu. In questo caso Picasso usa il periodo, cioè il colore blu mischiato con qualche striatura di verde, lo utilizzava per fare una ricerca introspettiva del carattere del personaggio stesso. Cioè, solitamente viene indicato come il periodo della malinconia, perché lui stesso è stato segnato dalla morte del suo carissimo amico Carlos Casagemos, che si era suicidato per amore, questo qui. Abitavano entrambi a Parigi nella stessa casa e lui ne restò così colpito che si dedicò a questa sua pittura con questo azzurro che solitamente era dedicato alla spiritualità, all'infinito, alla trascendenza, usa questo blu per mettere in evidenza il suo stato d'animo, ma anche lo stato d'animo dei personaggi rappresentati. Quindi questo colore blu, questo periodo viene chiamato il periodo blu di Picasso. Poi andiamo ancora più avanti, ci spostiamo nelle altre avanguardie, o l'espressionismo tedesco. Pensate all'espressionismo tedesco con due pittori russi che vivono in Germania, sono Kandinsky, l'altro mi sfugge chi è, pensiamo che formano questo gruppo, come si chiamava? Kandinsky è l'altro, è quello che forma il gruppo del Blue Rider, che so il cavallo azzurro. E anche in questo caso, vedete, questi due artisti, Mark e l'altro? No, Chagall è più o meno. Lo troveremo proprio. E allora questa pittura legata al Cavaliere Azzurro è quasi una pittura messianica, cioè nel senso che mette in evidenza ancora una volta la trascendenza attraverso l'astrattismo. E guardate che è una cosa straordinaria, no? Grazie Marco, bravissimo, come è preparato il nostro caro artista Angelo. Subito dopo il gruppo, no, The Blue Writer lo formano loro due, dopo sì. Come lavoro subito. Sì, anche lui si aderisce un po' a questo gruppo. Quindi l'astrattismo, l'espressionismo trova forma d'arte anche attraverso
il colore azzurro ancora una volta attraverso il cavaliere azzurro. Il cavaliere azzurro perché l'azzurro era, amava, Kandinsky amava questo azzurro. Franz Marc amava il cavallo, insomma, mettendo insieme, usciva fuori questa mitologia del cavaliere azzurro, che insomma aveva. Come? Sì. Il Blau Reuter, sì, quello l'abbiamo detto prima, sì. Quindi diciamo che ancora, quindi l'azzurro trova ancora una sua forma espressiva anche nell'arte moderna, lo ritroviamo nella metafisica, lo ritroviamo nell'arte surrealista, insomma lo troviamo con una certa costanza, diciamo, questo, perché c'è sempre questo, anche nel mondo surreale, insomma, nell'arte surrealista è sicuramente è sempre qualcosa legato al mondo onirico, al sogno, e quindi questi azzurri che usa da lì nelle sue scene sono veramente, rendono un'immagine veramente di un effetto straordinario. Vuoi dire qualcosa in merito? Scusa. No, il caso che sì, scusa. Poi ci permettete di vedere ovviamente le opere. Il dottore Cesare Perri, io l'avevo invitato prima di tutto e qui anche come artista, poi vedremo tutte le opere, quindi scoprirete anche l'artista. Io volevo fare una domanda, l'altra volta ci siamo incontrati, abbiamo soltanto iniziato a parlare un attimo dei sogni. Io mi sono chiesta, ma i sogni sono in bianco e nero o sono a colori? Magari da qui poi ci racconta un po' qualcosa, come è legato il colore. I sogni in qualche maniera esprimono soprattutto la vita non consapevole, inconscio si dice, ma è un po' riduttivo, è quella parte di noi che è il 95% delle nostre funzioni psichiche. Sotto questo aspetto sono prevalentemente, si sente, sì? Sotto questo aspetto i colori prevalenti sono quelli grigi e neri, con sfumature qua e là, ma l'inconscio, in quanto contenitori anche dei primi momenti della nostra vita quasi intrauterina, in cui i colori non c'erano, e della prima apertura degli occhi, non hanno la ricchezza dei colori della vita attuale, della vita da svegli, benché ci siano delle frasi che ho verificato anche su di me, che nel dormiveglia, in cui stiamo sognando, iniziamo a sognare, ma dopo pochi minuti ci risvegliamo. Allora lì effettivamente i colori ancora sono presenti. Questa è la prima risposta rispetto ai sogni. Poi chiaramente ci sono delle varianti in ognuno. Immagino che un artista, non io, io sono un dilettante estremo, ma un artista che lavora immaginando e mescolando i colori, si impregni la propria mente e anche i propri sogni dei colori. Mentre un povero chirurgo che lavora a contatto quotidianamente, tagliando e usando il bisturi e vedendo molto sangue, eccetera, può darsi che lui si impregni del colore rosso. Non so se. Sì, perfetto. E così un marinaio si impregnerà soprattutto anche nei sogni del colore, dei diversi colori del mare. Vabbè. Ho dato una prima risposta molto superficiale. Vuoi che vada avanti oppure il mio paese? Ecco. No, dicevo, a proposito del mare, allora dobbiamo dare anche una spiegazione del perché i colori dei pittori veneti sono diversi dagli altri, proprio perché l'occhio di questi artisti, vivendo vicino all'acqua del mare, hanno un riflesso totalmente diverso, secondo lei, cioè hanno una percezione delle cose diverse. C'è uno che vive nell'entroterra rispetto a uno che vive sul mare. Cioè, ecco, io mi sono sempre cercato di capire la differenza di questa pittura tonale veneta rispetto alla pittura toscana, alla pittura di altri luoghi italiani. Quindi dipende, secondo lei, da una percezione del mondo, delle realtà ambientali circostanti? Noi non siamo, noi, la nostra mente è nulla se non nel confronto con gli altri a fianco a noi e con l'altro che ci circonda. E quindi è ovvio che in qualsiasi espressione, specie per quelle persone più sensibili, quello che noi raccogliamo intorno a noi. Io sono nato per esempio a Serra Stretta e ricordo ancora le mie lunghe corse da bambino attraverso i boschi, per cui di fatto il verde
a me dà una sensazione di libertà, come si diceva, ma ancora più del mare, benché poi abbia fatto anche la vela, eccetera, eccetera, ma mi è restato impregnato il verde. Ok? E anche quando scrivo qualche poesiola, quello che mi soffermo di più sui colori verdi. Detto questo, è giusto come dici tu, ognuno di noi vive quello che è, cioè probabilmente dei nomadi che vivono nelle steppe o vivono a contatto con i deserti del Sahara, probabilmente il messaggio principale a loro sarà certo anche il cielo, il treno, ma poi il giallo, può darsi, ma qui ci sono pochi sud. Quello che c'è da dire, io un pochettino non è un argomento che io ho studiato, tant'è vero che l'altra volta che tu mi hai invitato io ho avuto un po' di pudore, perché dico, se non è un argomento che conosco bene, poi siccome sei stata gentile, siccome un po' di narcisismo non guasta, mi hai detto pure porto un tuo quadro. Beh, allora intanto ho notato che ho fatto dei quadri, alcuni da dilettante, quindi banalissimi, dei quadri che hanno veramente hanno avuto il collegamento con i diversi eventi della mia vita, rivedendoli, cioè i momenti in cui la mia vita era più quieta, anche i quadri erano più quieti, o anche se nei quadri si esprimeva una tragedia, però c'era un'armonia, mentre via via che i periodi, cioè adesso per esempio fa il quadro che ho presentato, è un quadro del mio momento di quiete interiore, quindi è un quadro ordinato in cui c'è l'azzurro e anche la figura centrale, ma è ordinata, è geometrica, mentre un quadro che ho fatto dopo una tragedia che ho subito è un quadro in cui la prima parte è fatta di colori che si mescolano partendo dal grigio, dal nero, per arrivare poi alla frantumarsi dei colori delle tegole, che sono le case che crollano, e poi di nuovo piano piano sfumare verso l'azzurro. Ma non è che l'ho fatto volutamente, mi è uscito così. E ritorno un attimo invece al principio, al motivo per cui posso dire qualche cosa. La valenza, il significato terapeutico dei colori. Ma a questo punto non è il significato terapeutico del colore azzurro, che indubbiamente rappresenta il colore che più facilmente favorisce la quiete, favorisce il rilassamento, non solo perché il cielo e il mare, ma proprio per l'armonia stessa che esso ha. Tant'è vero che, per esempio, non entro in quello splendido quella splendida relazione che hai fatto tu di natura, ma per esempio Pinocchio manca fare apposta, Pinocchio l'ha fatta Turchina, che rappresenta quella fatta che arriva lì a protezione. Poi tra l'altro Turchina, come dicevi anche tu, Turco perché i lapislazzoli venivano da dall'Armenia, da qui anche l'azzurro deriva dalla parola lapislazzolo, come hai detto, l'azzurio. E quindi ecco così, cioè, così come i grandi imperatori egiziani si riempivano spesso di azzurro ma non voglio entrare in questa scuola. Allora un attimo solo, ecco, per esempio noi abbiamo fatto a Santo Femmio la Mezza, abbiamo una struttura per disabili, Sincronia, che erano dei locali espropriati dalla mafia, che inizialmente, a parte anche avendo fatto i miei primi lavori avevano questo colore qui, quello che ordinariamente si fa chiedendo a un mastro pittore dacci l'intono, che sia l'intono, come dire, caldo, ma questo. Poi nel 4-5 anni dopo, avendo avuto un piccolo contributo regionale specifico su richiesta di buonanima mia moglie, devo dirlo, e allora si è posto il problema di dare dei colori alle pareti, e allora sono state fatte diverse variazioni cromatiche. Ecco, allora mi soffermo, sì, l'azzurro, non aggiungo, perché è troppo chiaro, è troppo facile dire l'azzurro è il colore della serenità, del rilassamento, eccetera, eccetera. Ma quello che è ancora più importante, lo abbiamo visto, è la differenza cromatica, cioè la variazione cromatica come elemento terapeutico, cioè quel qualcosa che ti, non solo che ti ravviva, ma che ti spinge a valutare, a cogliere le diverse sfumature della realtà. Mentre il colore uniforme, fosse anche in quella struttura che ho citato, fosse stato solo azzurro, sarebbe stato pesante, o solo giallo, o solo rosso, ma invece no, le pareti sono spezzettate e ognuna ha un suo colore, poi azzeccarli o meno è un altro discorso, se è voluto rispetto, non c'è, no, siamo arranciati noi. E per i ragazzi entrare lì è come entrare in un mondo di gioco, che era l'obiettivo principale, gioco. Anche il colore, se gli vogliamo dare un significato forte, e anche di quello che possono essere le nostre esperienze, non io che non sono artista, al massimo scrivo altre cose, ma alla fine l'artista che cosa ha scoperto? L'artista, in questo caso l'artista pittorico,
che cosa ha scoperto realmente, si dice il grande, ha scoperto che di fronte ai drammi, alle sofferenze, anche alle gioie della vita, ma l'asse portante è il gioco. E come un bambino piccolino, insieme alla maestria, trasforma la capacità artistica nel piacere di giocare con i colori. Esattamente come fa il bambino che ancora non distingue, non ha capacità artistica, ma incomincia a mescolare i vari pennarelli e gode dei diversi colori, a prescindere da quello che lui rappresenta. E così anche l'artista che fa dell'astratto. Lui gioca, e l'essenza principale della salute mentale è la benevolenza del gioco, anche perché nel gioco, come in tutti i giochi, si vince, si perde, ma essendo un gioco si può rivincere e poi riperdere, e quindi in qualche maniera il gioco rappresenta la continuità della vita. I colori, la di fermo, i colori, la diversità dei colori rappresentano per me l'aspetto centrale di una ipotetica, a volte utilizzata, cromoterapia. Fermo restando che la luce di per sé, no? La luce di per sé è quello che permette la vita non solo delle piante, la clorofilla, ma di ogni singolo aspetto della nostra essenza vitale, per esempio con la trasformazione della provitamina T in vitamina D e tutto il resto. Mi fermo qui, è solo un accenno. Allora, io sono contenta di questa mia sperimentazione. A Teodolinda faccio un'ultima domanda per chiudere, è anche un po' provocatoria. Gli argomenti erano per me erano molto interessanti, però mi rendo conto della questione di tempo. Questa è una breve presentazione e vorrei ricordarvi che l'inaugurazione di una mostra è l'inizio di un qualcosa, cioè non è che stasera la mostra chiude, stasera parte la mostra. Purtroppo lo dico perché lo devo spiegare in molte occasioni. Questa mostra durerà fino al 30, quindi chi stasera non è riuscito a venire ha 13 giorni per venire a vedere la mostra, perché spesso mi dicono ma guarda, io stasera non posso venire. Bene, stasera è l'inaugurazione, cioè inizia la mostra, hai tanto tempo per venire. Mi piacerebbe fare delle altre conversazioni di questo tipo. Ora non chiedo a Teodolinda di venire tutte le... Sì, no, è stato... Ho approfittato, sei venuta, io ho spudoratamente approfittato. Allora, no, vabbè, sei approfittato. Ti faccio una domanda. Mi hai obbligata, cioè ho ceduto tranquillamente. Obbligata. Cioè, no, dimmi. No, passiamo adesso da questo mondo idilliaco con i colori, poi chiudiamo. Come ti posso dire, parliamo un po' del mondo mondo artistico e le quotazioni degli artisti e i prezzi e perché non si vende nulla in Calabria, perché il mercato è fermo. Il tessuto economico è l'economia dell'arte, hai toccato un tasto molto complesso. Diciamo che Achille Bonitoliva ha introdotto la definizione di sistema dell'arte, individuando degli attori, quindi dei personaggi che si muovevano in questo sistema e ne determinavano l'esistenza, anche l'aspetto economico. Quindi il primo ovviamente è l'artista, ma poi intorno all'artista ci sono altri personaggi, altri attori che determinano poi la vita economica, anche il percorso dopo la creazione, l'esposizione, la visione dell'utente, del visitatore delle mostre e via dicendo, e c'è il percorso poi di vendita, di transazione economica. Esatto, e lì entriamo in un universo veramente complesso in cui interagiscono, oltre ai galleristi, quindi i mercanti, anche determinate dinamiche che sfuggono, diciamo, a una visione epidermica del sistema. Cioè, se c'è la interazione, la sinergia tra due, tre di questi attori, si può anche costruire un re in una notte.
Voglio dire che poi subentrano tali legami economici di convenienza anche a far sì che si lanci un percorso, una ricerca anche in germe, anche all'origine, in origine, per ovviamente progettualità ben concordate. La Calabria ovviamente ha i margini assoluti, non possiamo neanche parlare di mercato, perché la dimensione mercantile, tra virgolette, non esiste in Calabria, e quindi gli artisti che lavorano in questa dimensione hanno tantissima difficoltà, e io ho lavorato sempre perché che emergesse ovviamente il valore, la creatività di tanti, di numerosi artisti calabresi, e che quindi si determinasse anche una valenza economica anche al di fuori del confine calabrese. Alcuni dei più importanti artisti calabresi sono fuori dalla Calabria, vivono fuori dalla Calabria. Io li sto riportando magari al Marca, così come Marra, di cui prima ho parlato, vive, il suo studio ce l'ha a Lissone, vive a Monza, è considerato Brianzolo, quindi è venuto in trasferta in Calabria, per dire, ma lui ama la sua terra d'origine come tutti gli artisti calabresi, a cominciare da Giuseppe Gallo, a continuare con Alfredo Pirri, con Violetta, Antonio. Com'è? Sì, ma io sto parlando proprio di quelli che oramai hanno conquistato anche, mi ha parlato di economia, una dimensione economica. Ecco. Sì, praticamente pensiamo, ecco, l'unico che ha conquistato una dimensione economica, di transazione economica considerevole, pur abitando in Calabria, è Cesare Berlingeri, ma sempre gallerie da fuori. I miei amici galleristi, quelli che aprono gallerie, hanno vita difficile, perché prima di tutto bisogna lavorare sulla conoscenza, in realtà, perché c'è poca divulgazione dei linguaggi contemporanei dell'arte. Parlare già di ricerca e quindi di percorsi che hanno un proprio alfabeto verso l'uno dall'altro, una propria identità tecnica, di materiali, di percorsi anche e di vissuti nel mondo dell'arte, diventa poi effettivamente difficile da sintetizzare e da portare ovviamente a una sintesi chiara, immediata. Però è anche importante questo andare per mostre, andare a conoscere. L'invito, perché anche si comincia a identificare il critico come acquisisce, a parte che deve avere una propensione all'ermeneutica, all'interpretazione, deve avere un bagaglio storico, un bagaglio che va anche nella visione di tanto, di più. Si sedimentano le visioni, le immagini dentro la psiche adesso, di chi osserva per professione un'opera, e automaticamente identifica a primo occhio un'opera che vale o un'opera che non vale nel percorso di ricerca. Non vale nel senso, ha sempre un valore un'opera, nel senso dal punto di vista più commerciale, più di transazione economica. Non vorrei svilire il lavoro creativo comunque di un artista. Sì, allora io ringrazio gli operatori che sono stati pazienti con noi, Mario che è stato mio alunno, Mario Dell'Azia, suo papà Giovanni e Cristian per l'audio. Buonasera a tutti, adesso la mostra forse l'avete già vista, però la possiamo guardare un po' in dettaglio con l'architetto di Ippolito che vi seguirà passo passo.